cambia siamo noi. Io ho cominciato a lavorare con CAES nel 98. Io ho cominciato a fare l'assicuratore nell'82, ho cominciato in un contesto proprio di quelli di una rigidità assicurativa micidiale. Quelli erano gli anni dove il risparmio delle famiglie veniva strappato fuori dai supermercati con una firma al volo, si parla di risparmio delle famiglie. È cambiato molto in meglio, oggi queste cose per fortuna non si possono più fare e mi ha mosso tanto aver incontrato la cooperativa CAES nel 1998 perché mi ha fatto nascere un'utopia che in fondo una compagnia di assicurazione può essere etica. Etica in tutti i suoi aspetti, sia nella relazione, quindi nella considerazione di che cos'è la polizza assicurativa e quindi di conseguenza tutto il resto, di come la costruisce, di come la vende, come gestisce il denaro che il consumatore gli dà. Per quello che è, secondo me, l'assicurazione valeva la pena rincorrere un'utopia. CAES vuol dire Consorzio Assicurativo Etico Solidale, proviene dalla cooperativa che naturalmente è la Cooperativa Assicurativa Etico Solidale. Noi ci occupiamo prevalentemente, è vero, nel no profit, ma abbiamo progettato, anche pensato a una serie di garanzie per la tutela delle famiglie, quindi la tutela dell'abitazione, della persona. Il nostro riferimento appunto è il no profit, è composto da cooperative sociali di tipo A, di tipo B, tutto il mondo associazionistico, da Amnesty International al cavo della parrocchia, quindi con delle normative tarate adeguatamente per entrambi i soggetti. Tutto questo mondo, quindi cooperative, associazioni, del no profit, noi abbiamo una panoramica di tutela complessiva, partiamo naturalmente dalla responsabilità civile delle attività che svolgono, alla tutela dei beni immobiliari che usano, sia di proprietà che locazione, ai loro contenuti. Per alcuni soggetti vi è necessità anche di un sostegno di natura legale e poi a cascata anche tutte le famiglie che poi girano intorno a questo mondo, quindi la tutela dell'abitazione, la responsabilità civile della famiglia. CAES non è una compagnia di assicurazione, è un intermediario. Il nostro partner è Assimoco, che è la compagnia di movimento cooperativo italiano, e il nostro, diciamo così, contratto, chiamiamo, con Assimoco è un contratto di partnership. Noi reputiamo sia un progetto sociale. L'assicurazione, e quindi intendo il contratto assicurativo fatto tra un cliente e una compagnia di assicurazioni, anche se intermediata da un intermediario, è una prevenzione al disagio, un sostegno al disagio. Se questo non è un progetto sociale, qualcuno mi deve spiegare che cosa sia allora. Operiamo all'interno delle reti a cui apparteniamo in qualche modo, da cui siamo nati, quindi le reti del consumo critico. Chi ci conosce viene a noi tramite un sito pubblico che è consorziocaes.org. Nel sito trovi tutte le garanzie che sono rivolte all'associazionismo, alla cooperazione sociale, alla persona, anche all'impresa, perché stiamo ragionando anche su un certo tipo di impresa, pensa alla green economy piuttosto che all'economia circolare, a tutte queste imprese che in qualche modo secondo noi rientrano nelle imprese attente e sostenibili. Insomma, naturalmente CAES e Banca Etica fanno parte della stessa radice, abbiamo anche questa partnership, per cui tutto ciò che si muove nel mondo, nostro mondo di riferimento, noi cerchiamo di esserci, partecipare e anche di sostenerlo. CAES sulla partita, diciamo così, di crescita, da 7 anni a questa parte ha una crescita che è vicina ai due numeri, insomma, quindi abbiamo una crescita interessante, importante. Da quello che sta accadendo, da progetti nuovi e da aggregazioni nuove, credo che non diminuirà. C'è una ricaduta importante sui territori. Date un'occhiata al nostro bilancio sociale e vedrete che noi siamo intorno dal 5 all'8% del fatturato complessivo che ricade sui progetti del territorio.
territorio. Banalmente alcune fiere importanti di territorio, anche piccole, grandi, medie, vengono sostenute da noi. Sosteniamo progetti territoriali che valutiamo che valga la pena di essere sostenuti. E quindi ogni anno facciamo una verifica su cosa possiamo fare, quanto possiamo fare, sulle valutazioni interne che facciamo, con chi lo facciamo.